Maurizio, allora una vittoria meritata, potevate sicuramente segnare qualche altro gol, però nel secondo tempo è uscito anche un po' il Chieti e vi ha messo in difficoltà. Sì, questo è normale che una squadra che sta perdendo cerchi di recuperare. E noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e dopo il calcio di rigore magari ci siamo un po' così. Siamo rientrati, anche se poi i rigori fanno parte del gioco e soltanto chi li tira li sbaglia. Quindi siamo avendo il dominio della partita il primo tempo, poi il secondo tempo invece evidentemente scattato quella molla al piede e noi forse per paura perché veniamo da risultati e questo veniamo da due partite così e così e questo la dice lunga su quello che è l'aspetto mentale nel mondo dello sport e del calcio in questo caso e quindi venivamo da risultati poco buoni, ci siamo abbassati tanto, abbiamo pensato a difendere anche se poi in contropiede abbiamo avuto 3, 4, 5 palle abbastanza buone. Vi siete dunque rialzati, al contrario del Chieti che ha iniziato come voi questo girone di ritorno così così. Il vostro obiettivo è inserirvi nei playoff o anche, perché no, nella lotta per il vertice? Il nostro obiettivo è la gara di domenica col Termoli, e questo è almeno il mio obiettivo. Poi se qualcuno fa. C'è qualche calciatore, dirigenti, non so, no, ma non, io per quello che è l'obiettivo tecnico, io da stasera insieme allo staff lavoreremo per giocare la partita di domenica col Termini, sarà un'altra grande gara. Anche perché, come avete notato voi, che siete attenti a queste cose, soprattutto voi di Rete 8, e sapete benissimo che è un campionato molto difficile, è una sorta di C2, non è una C1, ma è una sorta di C2. E dove si può vincere si può perdere con tutte le squadre. Il calcio è un gioco collettivo, però voi avete Luca Di Renzo, che non per niente, oltre ad essere il vostro bomber, è il bomber del girone. Sì, Anche oggi ha segnato. Luca è un bravissimo calciatore. Io già l'avevo avuto con me a Teramo, anche se poi non eravamo andati d'accordissimo, ma io rispetto molto i calciatori forti come Luca, ma rispetto anche quelli che ho un debole, soprattutto anche per quelli che poi fanno un lavoro meno importante, anzi no, scusi, non meno importante, meno vistoso, ma importante allo stesso modo. Perché è vero che Luca ha fatto coma, oggi dietro abbiamo difeso veramente come leoni, quindi Trasciani, Scupiglio, Ferrante, Diniz, Ascoli, Capeci, questi sono giocatori. Bonello, Gironesi, voglio dire, sono giocatori che hanno fatto una partita di spessore e non mi sembra riduttivo parlare magari soltanto di come è giusto che sia, perché all'occhio di più è normale. Luca ha fatto 15 gol, è un giocatore straordinario, però quando si fa bene è la squadra, così quelli che sono entrati hanno fatto la loro parte.